sulla gravidanza. Fra poco diventerò zia, ho studiato un po' la situazione Oli per la gravidanza ed è già da qualche mese che la sto studiando e adesso sono pronta per farvi un video di mini recensioni appunto di oli e accessori che possono servire durante appunto i mesi di attesa. Allora, il primo accessorio che vi faccio vedere non è un olio, ma secondo me è fondamentale e indispensabile anche in gravidanza. Ve lo faccio rivedere, ve l'ho fatto vedere in tanti video ed è questa. Questa è la Poche de Gel di France Guyenne, bagniderivativi.fr, Bain Derivatif.fr. Allora, adesso è un po' che è fuori dal freezer. Per cui vedete, è tutto spiegato sulla poche in tessuto. Questa è la parte frontale e questa è la temperatura 40 gradi a cui è lavabile in lavatrice. Quante ve ne servono dipende da che temperatura interna avete voi e di quanto bisogno ne avete. Io suggerisco di partire minimo da 3-4 di queste, con le relative custodie di cotone. Le custodie di cotone si possono acquistare anche loro su questo sito youcool.fr, che è il sito che vende appunto le Poche sponsorizzate da France Guyenne. Queste sono appunto francesi e sono di tela, sono molto rigide, non si piegano così facilmente, quindi stanno in un modo molto composto all'interno dello slip. Le altre che vi avevo fatto vedere, che sono quelle verdi reperibili in Italia, sono molto più morbide, non hanno questa tela rigida e è un pochino più difficile tenerle su se deambulate per casa, vi muovete molto, fate lavori di casa pesanti, eccetera, eccetera. E potete andare a vedere le mie recensioni se vi interessa questo argomento, perché vanno messe queste poche in gravidanza. Anzitutto perché aiutano la fascia a lavorare e quindi a eliminare le tossine. Poi possono prevenire tutti quei disturbi che possono verificarsi in gravidanza, come piccole perdite, per esempio di pipì, oppure la maschera gravidica. Oppure vi aiutano semplicemente a dormire meglio, ad espellere in modo più costante le tossine e quindi direi che se non ci sono controindicazioni per cui non avete fatto fecondazione assistita oppure minacciate d'aborto, insomma cose per cui ci vuole il parere chiaramente di un medico, tranquillamente si possono usare queste Poche. Se avete dei dubbi sull'utilizzo oppure semplicemente volete approfondire, compratevi il nuovo libro dei bagni derivativi. Vi lascio sotto tutte le informazioni, l'editore, eccetera, eccetera. E in questo libro c'è un elenco caso per caso di alcuni disturbi, in qualche caso patologie, eccetera, eccetera, e degli utilizzi che si possono fare delle Poche. Io ormai le utilizzo da mesi e mesi, sono veramente soddisfatta. C'è scritto sul libro che aiutano anche a riprendere la forma dopo la gravidanza e aiutano le madri a dormire meglio durante l'allattamento, per cui direi che è un periodo in cui si può sicuramente provare a utilizzarle. Chiedete prima al vostro ginecologo se ci sono controindicazioni, 99 su 100 il vostro ginecologo non saprà di cosa state parlando, ma sapendo che si tratta solo di acqua fresca, non avrà nessun problema a dirvi sì, provate. E adesso veniamo agli oli. Allora, vi faccio vedere anzitutto degli oli di Veleda, perché Veleda è molto generosa nei campioncini e ormai, almeno qui nell'area, nella zona dove abito io, quindi Genova e dintorni, è presente dappertutto: supermercati biologici, qualche farmacia, erboristerie, negozi di prodotti interamente naturali e qualche farmacia, sì, l'ho detto. E quindi, insomma, so che in altre parti d'Italia non è così perché me l'hanno scritto delle ragazze che mi seguono e con cui ci sentiamo regolarmente, per cui
vi faccio vedere prima questi che credo che siano reperibili un po' per tutti. Allora, il primo è in campione ed è questo qua, l'olio 9 mesi. L'olio 9 mesi è a base, ça va sans dire, di olio di mandorle dolci. Poi contiene anche al secondo posto dell'INCI olio di jojoba. E poi germe di grano e degli naturalmente conservanti tratti da oli essenziali. Io diciamo l'ho provato, questo olio previene la formazione delle smagliature e migliora l'elasticità della pelle, sicuramente migliora l'elasticità della pelle. E insomma, ho avuto delle recensioni e dei commenti positivi su questo olio. Naturalmente va utilizzato tutti i giorni, sarebbe meglio per anche 2 volte al giorno per i primi periodi, però capisco che è abbastanza impegnativo. Ad ogni modo, più ne mettete e meglio è, così la pelle si mantiene elastica. Poi un altro olio che invece va usato dalla 34esima settimana in avanti, sembra la confezione è simile, in realtà. Ok, adesso ho messo a fuoco. Questo è l'olio per il perineo, per aiutare questa zona a mantenersi elastica e a prepararsi ovviamente per il parto. Questo anche al primo posto ha l'olio di mandorle dolci e al secondo l'olio di germe di grano. Quindi si differenzia solo per il fatto di non avere l'olio di jojoba. Questa è la differenza fra i due oli. Poi, se vi sentite le gambe pesanti con questo caldo, perché naturalmente i prodotti che vi faccio vedere possono anche essere usati se non siete in gravidanza, cioè l'olio per il perineo non so che cosa vi possa servire, però tutti gli altri sì, che vi faccio vedere sì. Questo prodotto si chiama Venadoron, penso, ed è un gel da mettere sulle gambe, soprattutto il caviglie e ginocchia, per avere una sensazione di sollievo la sera, quando il caldo magari ve le ha gonfiate un po'. E al primo posto dell'INCI ci sono acqua e alcol, ebbene sì, qualcheduna di voi storcerà il naso, però è abbastanza piacevole questa crema. Poi c'è estratto di limone, amamelis, arnica montana, glicerina, eccetera, eccetera. E poi altri ingredienti. Eccolo qua. È un gel piacevole, secondo me i prodotti migliori di Veleda sono gli oli, non questo, però è piacevole se avete le gambe gonfie, potete sicuramente provarlo. Poi veniamo a questo olio che invece è l'olio trattante al prugnolo del dottor Auschka. Allora, io qui ne ho un campione. Gli oli del dottor Auschka ve ne ho parlato poco perché non li ho ancora provati tutti, costano un pochino di più di quelli di Veleda. La differenza tra questo e quello di Veleda sta sostanzialmente nel profumo. Questo ha un profumo fresco, limonato, ma non esattamente di limone, che è una cosa fantastica, veramente. È proprio fresco questo olio ed è anche questo l'olio trattante al prugnolo preventivo delle smagliature. Quindi se siete in gravidanza o se state facendo una dieta particolarmente drastica, è l'olio che può essere indicato per voi. Allora, vi leggo sul bugiardino le caratteristiche salienti. Si applica sulla pelle umida come tutti gli oli, dopo la doccia o il bagno, da massaggiare delicatamente. A base di estratti di fiori di prugnolo che sono fortificanti, poi le foglie di betulla rinforzanti sulle funzioni cutanee, l'olio di iperico che è una pianta officinale, lo sapete, veramente efficace per la pelle, e poi olio di jojoba applicato con regolarità e massaggiato sulla pelle, qui dice con dei pizzicotti. Favorisce l'elasticità e la tonicità della pelle. L'applicazione è veramente piacevole proprio per il profumo. A che cosa servono i pizzicotti? Perché il dottor Auschka consiglia questo pizzicottare? Perché scolla i tessuti, ovvero se c'è un estetista
che segue questo canale lo scriva giù in modo più professionale, approfondito del mio, però si tratta di staccare l'epidermide dai tessuti sottostanti per fare circolare meglio tutto, diciamo sia l'energia che appunto il sangue dei capillari, eccetera, eccetera. E questo scollamento dei tessuti fatto dai pizzicotti aiuta proprio a migliorare il tono e l'elasticità della pelle. Però ripeto, se c'è un estetista che vuole scrivermi sotto diciamo la definizione professionale di scolamento dei tessuti, ben venga, perché io ovviamente lo so spiegare solo alla bene meglio. Ok, poi altri due oli che vi volevo far vedere, lascio il mio super super preferito in fondo, sono uno di Martina Gephardt. Questo è l'olio Happy Mom. Questo olio, quando lo aprite, sa esattamente di semi di girasole, si ha proprio l'impressione di aprire un sacchettino di semi di girasole. Chi di voi mangia semi di girasole sa esattamente a che profumo mi riferisco. È piacevole questo olio, è un olio per il seno, Sibrust Oil, non so com'è la pronuncia corretta, però è un olio per il seno, quindi per prevenire le smagliature, la perdita di tonicità del seno. Voi sapete che non è l'allattamento che rovina il seno, assolutamente, è proprio la gravidanza che lo rovina. E quindi al primo posto dell'INCI c'è in effetti olio di semi di girasole, e poi al secondo posto dell'INCI Alchemilla vulgaris estratto, e poi Antillis vulneraria estratto, Pimpinella, Anisum estratto, anche l'estratto di anice, e poi ci sono degli estratti di frutta, Equiseto, Achillea, ed è un olio molto molto piacevole. Nella solita boccetta di vetro di Martina Gephardt, lo vedete, è certificato Demeter, e questo è stato preso sul sito di Eccoverde, disponibile come al solito sul sito di Eccoverde. Ma veniamo al mio olio preferito in assoluto. Il mio olio preferito in assoluto è questo. Questo è il Veleda Birken Cellulite Öl. Questa è una mia vecchia conoscenza. Io conosco questo olio veramente da tanti tanti anni, e in certi periodi dell'anno tendo a dimenticarmelo un po' perché vengo presa dalla pigrizia. Questa è una confezione da 200 ml che io avevo comprato in Germania. Qui non si trova, purtroppo, si trova in confezioni più piccole e più care. Quindi non è tanto conveniente perché finisce abbastanza in fretta. Anche se lo spalmate bene, lo mettete sulla pelle umida, però finisce abbastanza in fretta. Soprattutto la prima confezione, perché se ne consiglia l'uso per i primi 15 giorni, 2 volte al giorno. Questo sarebbe un olio per la cellulite, però è indicato anche in gravidanza e dopo la gravidanza per diciamo aiutare le gambe a drenare diciamo la ritenzione idrica e forse anche un po' di grasso. Io non so se faccia questo effetto e non so neanche se faccia effetto contro la cellulite, per dire la verità. Però è piacevolissimo il profumo, che anche questo è un profumo fresco, fresco e agrumato anche questo. È un olio che si può mettere sulle gambe, dalle caviglie fino ai fianchi, e rende la pelle delle gambe veramente, veramente vellutata e favolosa. Davvero come quelle della pubblicità. Forse è il prodotto di Veleda in assoluto che io preferisco, cioè potrei rinunciare a tutti gli altri prodotti Veleda perché potrei trovare delle altre sostituzioni abbastanza velocemente, anche i vari oli di prima. Volendo potete prendervi anche un olio di mandorle dolci, semplice e puro, vergine, spremuto al freddo, e avete trovato una sostituzione. Invece per questo devo dire, fatico a trovare sostituzioni perché è veramente veramente buono e poi rende le gambe molto lisce. Io non ho delle gambe particolarmente lisce, nel senso che non le curo particolarmente, e soprattutto poi facendo arti marziali qualche bruciatura col tatami, eccetera, c'è.
Poi ho la pelle delicata e sensibile, per cui basta un jeans un pochino più pesante o una calza particolarmente sintetica a sfregare la pelle che subito si arrossa. Insomma, quindi diciamo non ho una pelle delle gambe particolarmente bella o particolarmente omogenea, ma quando metto questo tutti i giorni invece diventa così, proprio come quelle pubblicità che impazzano in TV d'estate, soprattutto quelle pubblicità che vedete sulle depilazioni, dove fanno vedere questa pelle di pesca, eccetera. Ecco, quest'olio dà proprio questo effetto e io lo tengo in bagno assieme a un piccolo così spruzzino di plastica con dentro semplicemente acqua del rubinetto, così lo posso usare sia dopo la doccia, in quel caso non mi serve lo spruzzino, oppure lo posso usare anche alla sera o alla mattina, semplicemente spruzzando un pochino di acqua appunto sulle gambe o sui piedi o sulle caviglie e poi massaggiando appunto con movimenti dal basso verso l'alto. Sapete che i massaggi si fanno sempre al cuore. Anche quest'olio, volendo, può essere pizzicottato, contiene betulla. Estratto di foglie di betulla. Sapete che la betulla, la linfa di betulla in primavera, per chi di voi l'ha preso, comunque la betulla è una pianta che rigenera e che diciamo fa sì che il sistema linfatico lavori un pochino più sodo e vi aiuti appunto ad eliminare le scorie e le tossine. Per cui mi sono trovata veramente bene, fantastico il fatto che, essendo un prodotto così naturale, così rispettoso dell'organismo e della pelle, si può usare anche in gravidanza. Va bene, ragazze, questo video, e anche ragazzi, ma penso che forse più le donne guarderanno questo video, finisce qui. Mi raccomando, scrivete sotto la vostra esperienza, i vostri oli corpo preferiti per smagliature o durante la gravidanza, così resta un piccolo forum e un'esperienza di tutti i nostri preferiti. Ciao!